Beh, Giorgio Conte, secondo me dobbiamo dire subito una cosa, che io e te siamo amici da 60 anni, così ci togliamo il dente, non se ne parla più. Magari qualcuno sospetta, ma così, quei due sono complici, sono amici, sì. Eresman, siamo amici da 60 anni. Giorgio Conte è narratore, non è una sorpresa che Giorgio Conte scriva racconti, perché le sue canzoni sono dei racconti, sono dei micro racconti, Sì, no? è verissimo. Ecco, quindi la Direi canzone. che i testi delle canzoni potrebbero trasformarsi in racconti Conti e i e le racconti canzoni, sì, trasformarsi in e testi di canzone. canzoni, sì. Più o meno adesso io Sì. mi trovo in una situazione in cui quando non riesco a sintetizzare tutto in quei maledetti 3 minuti che la canzone Insomma. richiede, allora mi allargo un po'. Ah, Ecco che il racconto prende aria, prende quindi il spazio. racconto è un prodotto di risulta sostanzialmente, no? Come quei film dove avanzano le No. scenografie, dice facciamone un altro, Sì, così non no, è buttiamo una via. piacevole sorpresa, è surplus. Non è vero perché i racconti sono in piedi. Questo libro si intitola Un trattore arancio, il terzo della produzione dei È conti. I un primi due romanzo. si è scritto romanzo e non lo è un romanzo, sono 25 racconti. Sì, sono 25 racconti, però non sono fini a se stessi, sono No, legati da un sì, qualcosa, da un no? Sì. personaggio che sei tu in terza persona, Sì, ma. il che è bello, non, il pronome io è sempre un pronome orrendo, quindi lasciamolo perdere. Difatti. Perché quel trattore arancio? Perché il Un titolo? trattore arancio, alla fine poi questo trattore arancio, se io dovessi fare un film su Sì, questo libro qui, no? Ho sì, già pensato ai vari personaggi, a sì, chi potrebbero essere le idee. Il trattore è un cartone animato con la mia faccia, sì. Sì, certo. non sono io il Sì, trattore arancio. e ci sono dei punti in cui sveli tutta la tua passione. Una passione per le automobili, intanto. Quindi quelle automobili qui sono tante, c'è una Maserati, c'è una Giulietta che Sì, si che non fracassa. sono. Tu le Qualcuna ami l'ho le macchine? goduta io, qualcun'altra Sì. è stato oggetto di miei desideri. La Maserati Certo. non l'ho mai avuta, no? Certo. Questo lo dico perché oggi come oggi, sai, Non si sa su questo. mai. Sì. Quindi le macchine quando me le sono godute mi rimangono addosso, Certo. le rivivo, le coccolo, le descrivo, Poi gli animali, gli animali. Animali, sì, 100 mucche, sì, cavalli, mucche, cavalli, 100 mucche, mucche, cani, 100 mucche, cani, gatti, lucide sì, mucche olandesi, una civetta. pezzate, c'è la civetta che porta buonissimo, quindi Certo. quando la sentite Certo. non fate scongiuri, Certo. perché anzi poi dopo. Poi c'è gli odori, che ti ricordi benissimo, Sì, l'odore dell'ambra solare, altri odori anche particolari. l'odore di quella stalla del latte Ah, appena muto. che c'è quel gusto di ammoniaca Sì, che deriva esatto, dal dal latte, piscio delle dalle cose, poi vacche. sì, Ah, sì. sì. Per me Sapori. gli odori sono un catalizzatore di ricordi straordinari. E poi i dettagli, c'è la bottiglia di Prunella Ballo, ma chi se la ricorda Ah, più? sì, Sì, quello è sì, sì. vero. La bottiglia con i sei bicchierini I 6 di bicchierini tutto uguali, attorno. gli intarsi d'argento, il vetro blu e degli spilloni meravigliosi che Meravigliosi. servivano A per giocare il a giocare dottore, al dottore, sì, la figlia del con la fila portinaio. portinaio. Comunque è un libro molto divertente. C'è anche il Monte Bianco, Sì, anche il per te che Montebianco, sei e un l'ho solo cultore visto. della. Ecco, la domanda è, quando è che diventa una canzone, quando è che diventa una storia? C'è questa specie di comprensione, c'è questa osmosi, questo passaggio quasi. Ma sì, la canzone, il testo di una canzone ha dei limiti, nel senso che proprio devi essere in estrema sintesi. Sì. E quindi quando riesci a sintetizzare bene un concetto, un titolo, un'idea, un qualcosa, e rimane lì, la canzone poi se trovi una musica aderente, bella fatta. Quando invece tu hai un argomento che è difficile sintetizzare in pochissimo tempo, allora ecco che la cosa si dilata e la scrittura in versi diventa Narrazione, però narrazione. sempre breve, per fortuna, Sì, sì. per adesso è sempre breve. E poi ci sono i personaggi, i caratteri, ci sono i Sì. personaggi indimenticabili, il macchinista delle ferrovie, che si costruisce una motocicletta al terzo piano del condominio, al quarto piano, E poi poi deve si scenderla dimentica però che che era il terzo la piano, nel costruisce fervore della creatività. e Ha che fatto poi questa moto pesantissima e quando l'ha fatta è scomparsa a cadere laggiù. E allora si apre la porta e tum tum tum, nottetempo. E poi salta una fermata alla stazione Ah, del treno che guida per vedere che faccia facevano. sì, la giustificazione è stata quella, Volevo l'hanno messo a vedere riposo subito. prima, sì. E poi ci sono, beh, tutti gli altri personaggi, Ma poi, il vecchio contadino. scusami, a proposito del macchinista Sì. pazzoide, ma tu ti rendi conto che quel fatto di uscire dalla. Lui faceva
c'erano i ponti traballanti dopo la guerra, bisognava rallentare, e lui approfittava per farne un gioco, cioè saltava sul muretto, correva in tempo utile per rientrare. Quello è un pezzo d'Italia, del dopoguerra. Che è irripetibile, quello, questa voglia di scommettere. Noi abbiamo vissuto questi anni da ragazzi, no? Questa voglia di scommettere, questo fa che prova la moto e dice andiamo a Nizza, ma in realtà non è Nizza Monferrato, ma è Nizza Marittima. andiamo a Torino. Sono 5 chilometri. 5 chilometri. Comunque, cosa dire? Un libro, piacevolissimo, c'è questo atteggiamento nei riguardi della vita, perché tu per esempio fai l'elenco delle cose che ti sono successe, appunto la peritonite a 10 anni, poi il disastro. Quasi contemporaneamente con la scoperta della penicillina, che è stata la mia salvezza. La salvezza, che però era una penicillina che veniva calcolata in milioni di unità, e quindi c'era una domestica, non ce la faranno mai a pagare tutta questa penicillina per questo ragazzo. Poi i familiari, i nonni sono molto importanti. Uno dei nonni è il cavaliere, molto il importante. Cavaliere protettissimo. Dispiace un po' perché certe battute che io ti ho sentito raccontare tante volte in dialetto, tradotte in italiano, rendono meno. D'altra parte, questo non potevamo fare un libro. Qualche volta qualche scivolata c'è, per fortuna. Però, siccome Giorgio è un narratore verbale, queste storie io le ho già sentite, che abbiamo fatto lunghi viaggi in macchina insieme. Però il fatto di raccontarle prima oralmente fa sì che poi quando le scrivi abbiano quella loro bella rotondità, perché le collaudi con gli spettatori. Quindi il futuro qual è? Il futuro di Giorgio Conte? Scrittore, cantante? Un romanzo vero e proprio. No, il mio futuro adesso è abbastanza presente, nel senso che devo promuovere il disco che tu mi hai anche recensito. Che è molto bello, che è come quando fuori piove. Come quando fuori piove. Che è la frase che si usa per le carte da gioco. Per ricordare il valore dei semi. Però dico, è un disco molto vicino a questo libro, nel senso che quei quadretti che io faccio in musica potrebbero dilatarsi anche loro, diventare dei racconti. Ma qui c'è una storia che ricorda la canzone della mongolfiera, per esempio, quando una donna lungamente corteggiata finalmente dice di sì, tu dici vabbè, che se ne frega, basta. Tu tiri sempre in ballo questa cosa perché vuoi la paternità di questo titolo. Mi ricordo benissimo, io non sapevo come titolare questa canzone, è di la mongolfiera. Sì, perché ci sarebbe una quota SIAE, voglio dire, se non capisco. Va bene, d'accordo. Va bene, comunque è molto felice, la narrazione di Giorgio Conte è straordinariamente felice, c'è questo testamento che per me è il pezzo più bello, perché mi sono ritrovato, io mi sveglio la notte anch'io, per non svegliare, e poi questa pace che ti dà, il fatto che senti gli altri che dormono, solitudine che non è una solitudine, perché hai la moglie vicino che sta dormendo, i figli nelle altre stanze che dormono. È il momento giusto per fare testamento. No? È questo testamento mentale in cui tu dici, fai l'elenco di tutte le cose che vuoi che ti mettano nella cassa da morte. Esatto. È bello. Piccole cose, E lo tengo. Lo tengo così ti darò una mano a metterlo. No, sono io che se tu mi dirai cosa vorrei che ti mettessero... Mi attiverò al momento giusto. Va bene, su questi pensieri. Però è bella sta cosa per cui tu, anche per esempio, tu rimani, ti fracassi con la Giulietta che i tuoi genitori hanno vinto. E fai 180 notti di giorni d'ospedale, per te sono 180 notti felici perché c'è un'infermiera che, beato te, tutte le notti ti viene lì a tenere come una alleviare le mie sofferenze diurne. Con una consolazione notturna. Quindi c'è il bello di tutto, sei stato 6 mesi, hai io rischiato, e vabbè, tanto ci sarà un altro risvolto. Questo è il messaggio. Continuo la mia vita al gusto di tutto. Questo è il messaggio che viene fuori da questo libro, è questo. Quindi è un libro molto, come dire, molto incoraggiante, ecco, molto, insomma, la vita si può prendere anche da questo punto di vista qui. Bene. E quindi il prossimo libro sarà un libro di racconti ancora. No. Sarà non lo so, adesso ho già cominciato a fare qualcosa. Adesso mi sono detto. Sì. Come mi alzo scrivo quello che mi viene in mente, poi vedrò che cos'è. Cosa dici tu? Sì, intanto dobbiamo farlo vedere il libro, un trattore arancio. Un trattore arancio, un vecchio Orsi del 1938. Cairo Editore. Si legge in 2 ore, due ore dopo potete dire aver letto un libro in più nella vostra vita, costa solo 10 euro, sono tanti 10 euro, sono poche, per 100 pagine, un euro a pagina,
Sì, compagno. Si può fare. Un euro pagina, no? 10 10 no, centesimi. Esagero, ma insomma. Va bene. In bocca al lupo. Il libro merita ogni fortuna. Non dico mai crepa. Ma mai crepa.